due temi che apparentemente sembrano molto distaccati sono presenti nelle nostre letture di oggi. Da una parte la preghiera, dall'altra parte la lotta contro le ingiustizie. Sembra che siano due cose diverse, pregare il Signore e impegnarsi per un mondo migliore, per eliminare qualche ingiustizia, per non essere vittima di ingiustizie. In realtà il Signore le vede come cose molto simili, molto collegate, perché il primo a lottare contro le ingiustizie, il primo a non sopportare le ingiustizie è il Signore. Dio farà giustizia prontamente. Dio farà giustizia prontamente. E allora più preghiamo, più siamo a contatto con il Signore e meno sopportiamo le ingiustizie e più ci impegniamo per lottare contro di esse, a costo di essere noiosi, a costo di essere giudicati importuni, come questa vedova che non ha avuto paura di continuare a chiedere giustizia e ha ottenuto giustizia, perché la preghiera la correggeva, perché la certezza che il Signore era con lei a lottare per quella giustizia le dava la forza di non stancarsi di chiedere giustizia, di lottare per la giustizia. Avete capito come queste due realtà, la preghiera e la lotta contro le ingiustizie, sono due cose molto collegate. E noi delle volte forse non preghiamo veramente. Quando capita dei cristiani che pregano tanto, ma poi non si impegnano per migliorare le situazioni attorno a loro, non si impegnano per vedere chi ha bisogno, non si impegnano per aiutare chi è oppresso. Si vede che non pregano veramente, perché se incontrassero veramente il Signore, sarebbe il Signore a spingerli a fare questo. E nello stesso tempo abbiamo tanti si impegnano per la giustizia, ma poi si scoraggiano oppure diventano un po', fanno qualche compromesso, è una cosa umana, partono con dei grandi ideali e poi chissà dove vanno a finire questi ideali. Ecco che forse nella preghiera troverebbero la forza di non abbandonare gli ideali, che, anche se non li vedono tanto realizzati, la forza della coerenza. E certamente dove troviamo questi ideali veramente espressi bene è proprio nella parola di Dio, nella Bibbia. Tutta la Sacra Scrittura è ispirata da Dio, utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia. Ecco qui, formare alla giustizia. Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato in ogni opera buona. Ecco che se vogliamo non perdere gli ideali, se vogliamo avere grandi motivazioni dentro, se vogliamo avere una coerenza, ecco che leggere la Bibbia, meditare la Bibbia, conoscere la Bibbia, non limitarsi qui alla domenica, ma poi andare a riprendere, deve essere il nostro pane quotidiano, questa Sacra Scrittura. E questa Sacra Scrittura ci insegnerà ad avere gli ideali di Dio, i sogni di Dio, a non scoraggiarci, ad avere la forza. Certamente noi dobbiamo lottare, come ha fatto il popolo di Israele, ma non lottare con le armi, con la violenza, come facevano loro, che volevano sconfiggere con le armi un altro popolo. Noi dobbiamo lottare con le armi della pace, della non violenza, del dialogo, a volte anche della protesta, ma mai della violenza, sempre nel rispetto della persona. Quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra, diceva Gesù, cioè troverà persone che hanno capito la nostra mentalità, i nostri ideali, di me e di mio padre, dice Gesù.
persone che mi cercano non solo perché hanno bisogno di qualcosa, perché vogliono una grazia, perché vogliono sentirsi un po' a posto con la coscienza, persone che condividono con me tutta la loro vita. Mi ha colpito Suor Maria Paola, che ha fatto la professione perpetua. Come ti senti, Suor Maria Paola? Mi sento come una sposa, anzi forse ancora più felice, perché mio marito non mi tradirà mai, perché è Dio. Allora, questo rapporto speciale che lei sente con il Signore è un rapporto di tutti i giorni, di tutti i momenti. Anche chi non si è fatta suora dovrebbe sentire questo rapporto personalissimo con il Signore, non solo cercarlo quando ho bisogno di qualcosa, ma condividere con Lui la lotta per la giustizia, gli ideali del Regno di Dio, un modo di vivere, uno stile di vita.